Buonasera a tutti i nostri telespettatori e benvenuti ancora una volta a bordo del Nautilus, che come sempre si immerge nelle acque piuttosto tempestose della politica per farlo anche questa sera. Illustri ospiti a bordo che andiamo a presentarvi a quota Periscopio: Maria Cristina Mancini, lista civica Ricci presidente, Vinicio Guasticchi, Partito Democratico. Bene, siamo di fronte a scenari mutevoli nel panorama politico nazionale e regionale, anzi dobbiamo dire che lo scenario regionale, mai come in occasione di queste elezioni amministrative, è diventato di importanza nazionale in Umbria, cioè addirittura un banco di verifica del consenso verso il governo giallorosso, frutto della recente e nuova alleanza fra PD e 5 Stelle. Dunque, Guasticchi, come pesa sull'attuale campagna elettorale questa situazione? Ma pensa in maniera molto positiva, perché noi partivamo da una situazione molto difficile da aprile a maggio. Eravamo sicuramente fuori gioco, nel senso che c'era un governo di centrodestra molto radicato, molto, molto spinto tra altre cose, e noi venivamo da una situazione, diciamo, estremamente complessa. In quel momento noi probabilmente non saremmo stati neanche della partita. Poi le cose cambiano, siamo stati in grado di riorganizzare il partito, e questo è un dato oggettivo. Siamo stati in grado di trovare nuove forze, nuove risorse, ma in termini qualitativi, non certo solo anagrafici. E poi certamente la spinta avuta con un governo nuovo, un governo diciamo 5 Stelle PD, ma che poi ha portato delle ricadute anche in termini di alleanze nella nostra regione, ha ricreato un terreno fertile per una forte ripresa a livello di immagine, a livello di contenuti. Ci abbiamo avuto anche una vicenda che secondo me ha rafforzato ulteriormente il centrosinistra, ovvero quella della sostituzione dell'alternanza Fora-Bianconi, che in altri contesti avrebbe generato uno sconquasso. In questo contesto invece ha generato un rafforzamento, perché ha dimostrato lo stesso Fora di non essere legato alla poltrona, ma di fronte a un progetto più complesso, più ampio, di fare un passo indietro e rafforzare la candidatura di Bianconi. Grazie. Dunque, Maria Cristina, lo slogan della vostra lista è Nuova Umbria. Che cosa significa Nuova Umbria oggi? Nuova Umbria lo dice già le parole. Noi siamo una coalizione di civici, siamo per il nostro candidato che è Claudio Ricci, e la coalizione è composta da Ricci Presidente, da Italia Civica Ricci e da Proposta Umbria. Nuova perché? Perché la maggior parte di noi viene da esperienze e da società civile, viene dal mondo delle professioni, dal mondo della scuola, dal mondo del giornalismo, come nel caso mio, e veniamo da esperienze trasversali e anche da opinioni trasversali. Abbiamo scelto di essere civici in tempi non sospetti, quindi in tempi in cui queste alleanze di liste civiche si sono fatte alla bene meglio nell'ultimo mese, noi l'abbiamo deciso, io personalmente più di un anno fa, addirittura il nostro candidato nel 2016, quindi una posizione ben definita fin da subito. E quindi da qui la definizione nuova. Mi sembra questo già un segno molto importante per l'Umbria, perché l'Umbria ha bisogno di un cambiamento, e questo cambiamento si può fare soltanto se ci sono persone nuove che hanno soprattutto la capacità di fare. La capacità di fare non è una cosa che si improvvisa, è una cosa che si costruisce. E devo dire che il nostro candidato l'ha costruita in 5 anni, quasi 5 anni di legislatura, perché 500 mozioni, 30 incontri, non sono cose da poco, una presenza in consiglio del 100%. La capacità di fare si dimostra appunto con il tempo, è un po' come la fiducia ci vuole tanto per acquisirla e poi basta un attimo per perderla. E su questo noi non abbiamo assolutamente nessun dubbio, cioè la società civile, gli umbri si meritano un'Umbria migliore, si meritano un'Umbria del cambiamento, si meritano un'Umbria fatta da persone consapevoli e capaci di poter portare avanti un discorso che sia a beneficio di tutti. Grazie. E dunque, Guasticchi, PD e 5 Stelle non si sono mai molto amati, ora sono insieme a livello nazionale, ma il test Umbria poi verificherà se anche a livello locale questa alleanza funziona. Secondo lei funzionerà? Ma sui programmi e sui progetti funzionerà sicuramente.
D'altronde, quando si parla in maniera molto demagogica e senza basi costruttive di un cambiamento generico in Umbria, vorrei capire cosa c'è da cambiare, no? Perché un conto dire che si è arrivati a una fase di stanchezza istituzionale per cui le tante cose fatte e ovviamente e riconosciute hanno portato la nostra regione ai vertici nazionali su molti settori, compresa la sanità. Però è giusto che arrivati a un certo punto si debba cambiare strategia. E questa è la vera sfida, un progetto che non tiene conto della genericità del cambiamento, perché quando si parla di cambiamento nessuno è in grado di specificare quali sono i veri elementi di questo cambiamento. Le persone, io penso che sia più importante avere persone competenti che persone nuove. Dalle professioni, veniamo tutti dalle professioni. Io per esempio sono un funzionario di banca che da 37 anni svolgo una funzione nel mondo del credito e come me nel Partito Democratico ci sono tantissimi professionisti e personaggi di altissimo profilo. Quindi quello che cambia realmente è l'approccio e la competenza, perché amministrare una regione, amministrare un comune, amministrare una provincia non è una cosa semplice, non è un condominio. Invece secondo me molti si approcciano a questi ruoli istituzionali pensando che sia tutto semplice, che si possa fare come che ci sia l'agone politico elettorale, finito quello poi c'è tutto in discesa e lì inizia la salita. E a questo punto devo replicare perché la replica deve essere assolutamente accettata. La capacità di fare si dimostra appunto con il tempo, ma dire che una coalizione perché nuova non è capace di fare mi sembra assolutamente fuori tema. Anche perché... Ma non ho detto questo, ho detto un'altra cosa. Perché io. Sì, però se parliamo di cambiamento e di cambiare le facce per fare un make-up, a noi non ci interessa. Qui non serve un make-up nella regione, qui non serve una dire di cambiare per poi dopo ricominciare tutto come prima. Ma quali sono i temi? Qual è il cambiamento proposto dalla lista civica? Il cambiamento che proponiamo, innanzitutto una riduzione degli sprechi, perché noi sappiamo benissimo che questa regione quali ha sono avuto gli sprechi? Adesso lo dirà. Diremo se me sì, lo fa prego, dire. Sì, glielo dico semplicemente perché è sotto gli occhi di tutti, è stato rendicontato dalla Corte dei Conti della sezione regionale, dove ha evidenziato bene non solo delle discrasie a livello contabile degli enti locali e delle scritture contabili regionali, ma a livello anche vanno di... specificate queste cose. Facciamo. Che si può dire una cosa su questo sentito dire? Facciamo concludere Maria Cristina Mancini. Questa è un'udienza fatta il 10 luglio. Sì, ma quali sono i temi su cui si svolge? Non è una cosa che mi sono inventata io, ma una cosa che ha detto la Corte dei Conti. Quindi le discrasie e gli sprechi ci sono. Ci sono stati, ci sono innanzitutto su degli sprechi della politica, ne vogliamo parlare? Quali sono? Gli sprechi della politica, lo dice la Corte dei Conti, sono una situazione di apparato pseudopolitico, i costi della politica di 2 miliardi circa dovuti, lo possiamo dire, al gabinetto della Presidenza, 6 unità. Allora, con questi, lo dice la Corte dei Conti, sì, lo dice la Corte dei Conti, non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti che evidenzia come di questi circa 2 milioni di euro potevano essere magari destinati in servizi magari un po' più utili, magari più utili proprio per questa sanità che è stata ridotta come è ridotta. Questo non è una cosa che dico io, non è una cosa che dice, è una cosa che è scritta nero su bianco da un ente terzo. Sulla sanità bisogna essere però... Ci sono troppi sprechi, dice Cristina Mancini, troppi sprechi. Sì, non ho capito quali sono, però comunque approfondiremo. Allora, la sezione Corte dei Conti, udienza del 10 luglio 2019, quindi è molto recente. Sì, ma bisogna vedere cosa c'è scritto dentro, perché... Il problema vero di quando si fanno questi dibattiti è che si lanciano dei messaggi senza averne poi la base. Togliamo gli sprechi. È stato detto che la sanità è un problema in Umbria. Io ritengo che invece questa sia una vera, un elemento su cui riflettere. Ovvero c'è stato un problema che non riguarda la qualità della sanità in Umbria. Riguarda una vicenda legata a dei concorsi. Tutta da dimostrare, per cui è una vicenda aperta. Su quello che invece è la sanità in Umbria, vorrei ricordare che
La sanità umbra ha i vertici nazionali per qualità. Abbiamo un personale di altissimo livello che in questo momento sta vivendo drammaticamente questo fango inondante che viene lanciato sulla sanità umbra e che blocca l'avvicendamento anche del personale, e quindi abbiamo un personale altamente qualificato costretto a fare turni assurdi e allucinanti. Abbiamo dei servizi che sono all'avanguardia. C'è un problema delle prenotazioni. Ebbene, dovete sapere tutti, però bisogna sapere che 50.000 prenotazioni l'anno vanno deserte, per cui vuol dire che c'è gente che prenota un servizio e poi non si presenta. Se si eliminassero le 50.000 prenotazioni non portate a termine, probabilmente non ci sarebbe il problema delle file e delle lungaggini per le prenotazioni. Questo è il tema. Poi se si viene a dire che la sanità umbra non funziona e che fa acqua da tutte le parti, voglio sapere dove non funziona, quali sono i servizi che non funzionano, e me li devono dire, perché altrimenti è troppo facile sparare a zero su una cosa che funziona. La sanità umbra si può dire tutto meno che non sia all'avanguardia nazionale. Contestatemi questo dato. Allora, partiamo da una situazione di sprechi, andiamo a finire sulla sanità. Parliamo degli sprechi della politica, andiamo a finire sulla sanità. Qui non si dice che la sanità umbra è da terzo mondo, si dice semplicemente che alcune risorse destinate in maniera improduttiva potevano essere destinate meglio in maniera produttiva. Che poi è sotto gli occhi di tutti, ma non da adesso, non da un anno, che le liste d'attesa sono bibliche. La motivazione l'abbiamo spiegata. Perché sto aspettando da 2 mesi il risultato di uno screening mammografico. Da 2 mesi. Adesso mi fa ben pensare, perché tutto ciò deduce che evidentemente non ci sono problemi. Ma io non credo che una persona, un cittadino umbro, si meriti di dover aspettare 6 mesi per fare una mammografia oppure 6 mesi per fare un'ecografia. Non se lo merita, perché quel cittadino poi è costretto a che cosa fare? A prendere e andare nel privato. Questi dati vanno confutati. Non si può lanciare per aria accuse come queste senza avere dei dati. Io sostengo che la sanità umbra è una sanità di ottimo livello. Il rappresentante della lista civica, dove consigliere Ricci è stato consigliere per 5 anni, e tutti questi sprechi della politica, non ho mai visto una mozione che li ha condannati. Siamo chiari su questo, per cui mi sembra anche questo atteggiamento così vago, come se uno venisse da Marte. Non si viene da Marte. Appunto, perché capo, non veniamo da Marte. Il presidente di questa coalizione civica è stato 5 anni in consiglio regionale, non si è incatenato da nessuna parte, né per abbassare gli stipendi dei consiglieri regionali. C'è stato un incatenamento, che io nemmeno sapevo, ma mi è stato riferito. Cambiamo argomento e passiamo a questa competizione che pare, secondo alcuni sondaggi, sia un testa a testa fra il centro-sinistra e il centro-destra. E a questo punto si dà molta importanza al ruolo dei civici. Praticamente saranno loro che faranno la differenza. È d'accordo, Cristina Mancini? Ma io credo, sì, sono d'accordo, perché io credo che il momento dei partiti, come l'abbiamo pensato fino adesso, è un po' finito. Cioè il momento dell'istituzione partito è veramente finito. Cioè, come era un po' in decadenza alcune grandi istituzioni, mi sembra che è sotto gli occhi di tutti che c'è un movimento, ma non solo qui in Umbria, perché in Umbria adesso è diventata l'ombelico del mondo, ma in realtà è una piccolissima regione con pochissimi abitanti e è diventato un terreno di conquista e di test nazionale. Sì, come un test nazionale. Io i test non li farei su una regione piccola come l'Umbria, li farei su altre realtà e soprattutto su altri temi. È chiaro che il futuro è dei civici, lei dice che ritengo proprio di sì, perché i civici che appunto provengono, e non è vero che non sono competenti e non è vero che non hanno conoscenza, assolutamente no, sono preparati i civici, non sono per niente che arrivano dal mondo di Marte, e manco dal mondo degli UFI, se proprio gli dobbiamo parlare. Ma ci sono persone preparate, ma è pieno che di politici riciclati, non ha necessità di dire anche loro qualcosa.
perché sono stanchi di sentire rimbalzare proclami, stanchi di sentire rimbalzare promesse a destra e a sinistra, per poi ritrovarsi come al solito. Ecco, è allora, Guastichi, questo ruolo dei civici, lei mi pare scettico sul ruolo. Non sono scettico, però il problema è che ho visto in questi ultimi mesi una valanga di civici, di liste civiche composte, visto che oramai è da diverso tempo che conosco il panorama politico umbro, da una marea di ex politici, amministratori, molte volte trombati dalla politica, che si sono riciclati come nuovi civici. Allora, dato che non bisogna nascondersi dietro un dito, io ritengo che tutto questo movimento e questa confusione che è stata creata nella fase di costituzione della liste, delle liste, soprattutto del centro-sinistra, hanno chiaramente palesato il fatto che il civismo vero oggi non si sa cosa sia, anche perché chiunque abbia svolto una funzione pubblica possiamo dire che sia inquinato da questa ondata di puritanesimo esasperato. Okay. Io dico che poi l'ago della bilancia in un sistema elettorale come quello regionale non esiste, perché vince la coalizione che prende un voto più dell'altra. Per cui l'unico ruolo che può avere una lista civica è quello di togliere i voti a una o all'altra parte. Quindi un ruolo totalmente marginale, a meno che uno non pensa, di raggiungere la maggioranza con la propria lista civica. Ho visto i sondaggi, insomma, danno un testa a testa tra centrosinistra e centrodestra. Sì. Sui civici ho visto che siamo intorno al 5%. Ma intanto i sondaggi vengono fatti appositamente, ma non devono assolutamente modificare l'opinione pubblica, perché poi al voto ci vanno gli umbri. E gli umbri, il 50% fino ad ora credo che non abbiano ancora deciso se andare proprio a votare. Quindi potete vincere. No, non hanno ancora deciso gli umbri, perché io sto girando molto il territorio, anche in città dove non ci arrivano, come si dice, gli alti nomi della politica italiana, e a molti non solo non sono ancora sicuri se andranno a votare, ma oltre al disaboramento per la politica c'è anche la rassegnazione. Cioè, io non credo che un umbro si meriti la rassegnazione, non credo che si meriti il dovere essere puntualmente sbarlottato come se fosse una pallina da biliardo. Non se lo merita, non ce lo meritiamo. Non ce lo meritiamo. E quindi è giusto che i civici si presentino, ed è giusto che si faccia informazione anche su coalizioni che sono civiche, che strutturalmente sono nate come civiche, con persone che magari non hanno avuto la possibilità di parlare fino adesso, perché il momento è arrivato. Allora, bisogna andare oltre la rassegnazione, dice la Mancini. No, a me dispiace anche perché io sono molto amico di Claudio Ricci, che ritengo una delle persone più intelligenti che abbiamo in Umbria. Poi Cristina la conosco da una vita, mi dispiace anche dover e mi trattengo, dico la verità, perché giustamente lei fa la sua parte, no, che io non avrei mai pensato di trovarmi qui fino a io non a posso fa, condividere assolutamente con Marco, perché sulla vicenda del civismo, insomma, io ho una mia posizione molto molto critica. Devo ammettere che le liste civiche di Ricci almeno lo sono sempre state, cioè non è questo è un dato oggettivo. Però allo stesso tempo, ecco, volevo chiarire che non è che sono venuti gli extraterrestri, hanno fondato la lista civica e sono fuori da ogni contesto. Chiunque si affaccia alla politica ha una sua passione, ha una sua suo coinvolgimento, che non è detto che sia della politica attiva, ma magari una politica passiva, magari esperienze istituzionali di secondo livello e terzo livello. Però pensare che arrivi l'uomo puro e che possa attrarre tutti gli indecisi dell'Umbria, insomma, penso che sia una cosa complessa. Ma almeno uno ci avrà provato, come si dice, no? Uno prova, perché qui le situazioni non è che cambieranno. Se continuiamo a insistere, no? Continuiamo a insistere con degli schemi che sono sorpassati, che sono degli schemi che lasciano un po' il tempo che trovano. E io non sottovaluterei il cittadino e soprattutto l'umbro, perché l'umbro, che ha una sua mentalità un po' conformata, poi non è così sciocco.
trae le sue conclusioni, vede quali sono le cose che non vanno, perché è quello lì che tutti i giorni sta a combattere con la burocrazia, con i problemi, con i soldi che sono sempre di meno, con tutto quanto. Quindi l'umbro, per sua conformazione, non è poi così. Io quindi sono fiduciosa. Sono fiduciosa perché in questo ci credo, altrimenti non mi sarei assolutamente né permessa alla mia età di prendere una posizione che è molto chiara, perché la nostra non è, oltre a essere una coalizione di civici, sì, vuole essere una coalizione di ricostruzione civile. Perché quando parliamo ricostruzione civile, perché qui negli ultimi anni abbiamo sentito slogan, insulti, proclami, cose che veramente non stanno né in cielo né in terra. Io, per mia mentalità, che sono un po' pragmatica e anche un po' anglosassone, queste cose mi danno molto fastidio. Bene, allora, Cristina Mancini parla di ricostruzione civica dell'Umbria. Io devo ammettere, guarda, nonostante abbia un background culturale abbastanza importante, non riesco a capire quello che sta dicendo, cioè non capisco la ricostruzione che significa. Io dico solo che la gente ha bisogno di schemi molto chiari. Allora, ed è la vittoria della Lega molte volte collegata a questo, tre temi fondamentali ripetuti nel tempo. Noi, per voltare pagina, dobbiamo dare un messaggio ai cittadini della nostra regione, che è quella di sburocratizzare le istituzioni. Cioè, è una follia pensare che la politica ha fatto un passo indietro nei decenni e oggi chi ha in mano veramente la palla per giocare sono i dirigenti, la struttura, dove il politico, al di là di dare un indirizzo, poi ha le mani legate su tutto. Per cui oggi è assurdo pensare che chi vuole fare impresa in Umbria deve aspettare 3-4 anni per avere autorizzazioni, mentre in Austria, che ha il confine della nostra nazione, in 15 giorni uno presenta il progetto, inizia la costruzione della propria struttura per fare impresa. Così su tutto il resto. Noi abbiamo un problema serio, che è la burocrazia. E questo deve essere il primo tema, la prima battaglia vera che deve fare chi vuol governare questa regione. In secondo luogo, dobbiamo decidere, vogliamo mantenere un sistema di welfare come è attualmente o migliorarlo anche? Io sono dell'idea che va migliorato, perché il livello di benessere è legato sempre di più a un livello di welfare più selettivo, ma che tenga conto dei nuovi bisogni, degli anziani, delle persone disabili. E allora bisogna capire come modificare, dove tagliare. Sì, in parte va tagliato sulla politica, ma va tagliato anche sulla struttura, dove ci sono troppi dirigenti, troppi funzionari, troppi uffici che sono doppioni. Va semplificato, il cittadino deve fare un'autocertificazione, con un'autocertificazione deve poter supplire mille altre autorizzazioni. La battaglia è questa, poi il nuovo, il non nuovo, diventa una cosa patetica, perché quando tu ti presenti, si presenta qualcuno che conosco, che magari fa politica da 14 anni, da quando all'età di 14 anni, arriva a 30 anni e dice di essere nuovo, per chi conosce tali vicende diventa veramente una cosa patetica e ridicola. Oppure come quello che ha fatto politica fino a 30 anni, ai massimi livelli, ha fatto l'assessore magari al comune di Perugia, poi sta fermo 10 anni e si ripresenta come nuovo in consiglio regionale. Beh, non è questo il tema. Si presenta come nuovo con le liste civiche? Con le liste civiche o anche con il PD. Perché sono salvagente, le liste civiche sono salvagente. Sì, adesso ce Allora, bisogna anche essere un po' carenti. I cittadini vanno rispettati. Dobbiamo capire quello che serve veramente per la nostra regione e bisogna essere precisi, non bisogna dire la sanità va rinnovata completamente, non si sa come, dove e quando. Si può dire dobbiamo rilanciare l'economia quando non si sa neanche qual è il tessuto economico imprenditoriale del nostro territorio, segmentato, perché la realtà dell'Umbria è questa. Scusi, non c'è un modello unico per l'impresa. Finisco. Quindi la qualità della vita di una regione, della popolazione di una regione, dipende da tanti fattori. Uno determinante per mantenere in vita le imprese è quello di cambiare il ruolo di GEPAFIN,
da finanziaria regionale deve creare le condizioni per rimodulare l'indebitamento delle piccole imprese da medio, da breve a medio a lungo termine. Abbiamo un finanziamento fino al 2028. Sì, però devo finire. Facciamo finire. È questo il tema. E questa è la sfida. In realtà, quando ci sono questi dibattiti, si sente solo dire dobbiamo rinnovare tutto. Non si sa cosa. Ecco, bisogna essere più precisi. Diritto di replica significa che Gepanfin è sotto gli occhi di tutti come società partecipata con un finanziamento che era stato fatto per finanziare la liquidità e che deve essere pagato fino al 2028 e che non viene assolutamente rimborsato. Quanto alle imprese, come ex imprenditrice del settore manifatturiero tessile, io posso dire che qui appunto qui andiamo a toccare l'argomento importante, perché non si dica chi è del territorio che non conosce com'è la situazione imprenditoriale. Qui di imprese che producono ce ne sono zero, forse meno zero. Qui di imprese che hanno più di 250 dipendenti si contano forse su queste mani. Qui di imprese che danno lavoro se ne stanno andando, non ci stanno investendo. E questo è il punto fondamentale, perché fino a che noi non abbiamo lavoro, qui non c'è possibilità di futuro. Quindi è inutile che stiamo parlando di giovani che sono una piccola minoranza che se ne vanno. Pensate che l'Umbria è la seconda regione che ha il più alto tasso di laureati. E purtroppo questi laureati qui non hanno possibilità. Non hanno possibilità. Quando parliamo di industria, andiamo a vedere quali sono queste industrie, andiamo a vedere se producono, perché la logica mi dice che il lavoro c'è quando c'è domanda e quando c'è produzione. E la proposta qual è però? Che proposta fate? La modifica di Gepanfin per quello che riguarda la rimodulazione dei mutui, l'ho detto. Voi che proponete? Sulla modifica di Gepanfin voi siete d'accordo? Ma noi siamo molto d'accordo, perché Gepanfin è una di quelle 11 partecipate della regione che ha grossi problemi insieme alla SASE e insieme alla Umbria Mobilità. Lo sappiamo tutti. Qual è il problema della SASE? Vorrei se un aeroporto internazionale viene definito internazionale, si richiede che almeno ci siano 500.000 passeggeri. Se questo aeroporto non riesce dobbiamo potenziarlo. Ragionata. Chi li mette i soldi per pagare i vettori? Bisogna trovare i soldi, e questo non è un compito la tanto facile, perché oggi non si continua la SASE viene finanziata da enti pubblici, cioè bisognerebbe privatizzare. Umbria, ma lo sappiamo oggi che è finanziata da Sviluppo Umbria, ma andiamo a vedere come dare la possibilità a questi umbri A di lavorare, B di sviluppare un benessere che qui non c'è più. Ma sulla SASE chi c'entra? Io sto parlando di aeroporto. Grazie. Ecco, stiamo parlando di un aeroporto che andrebbe potenziato, come che in questo momento fa sempre, un po', come dire, acqua. Siamo in immersione rapida, come sempre vuol dire che il tempo a nostra disposizione è terminato, e vorrei prima di tutto ringraziare i nostri cortesi ospiti, Maria Cristina Mancini, Civica Ricci, presidente, Vinicio Guastichi del Partito Democratico. Diamo appuntamento con il Nautilus su ETV canale 14. In seconda serata, la prima serata, siamo presenti insomma in gran parte del palinsesto, e buonasera a tutti da Gianfilippo Della Croce.